Il Natale ad Arezzo è davvero alle porte, qui in Piazza Grande, come vedete alle mie spalle, ma anche al Parco del Prato e all'interno del Palazzo di Fraternità. È infatti già iniziato l'allestimento di Arezzo, città del Natale. È cominciato da pochi giorni l'allestimento, saremo pronti ovviamente per la grande inaugurazione, sabato 18 novembre, 8ª edizione di Arezzo città del Natale. Tante prenotazioni già arrivate appunto a Confcommercio, quindi siamo molto contenti di riportare in città un evento di questo tipo. Le letterine a Babbo Natale sono già state appese in una maxi parete, mentre in Piazza Grande il tir con le baite ha già fatto il suo ingresso. Al Prato si lavora per allestire invece il mercatino degli artigiani con 40 casette che farà da cornice alla ruota panoramica e alla pista di ghiaccio. Quasi pronto anche il bosco incantato nel vialetto che porta in fortezza, che a sua volta ospiterà il Parco delle Meraviglie. I mercatini di Natale in Piazza Grande che si confermano e si allungano, perché quest'anno appunto arriveremo fino al 1° gennaio in Piazza Grande col villaggio tirolese. E poi le attrazioni più divertenti e magiche per le famiglie, quindi la casa di Babbo Natale appunto qui nel Palazzo di Fraternita, la Lego House della Galleria d'Arte Contemporanea e poi tutte le attrazioni del Prato e della città del Natale, quindi un menù ricchissimo. 90 poi le assunzioni, a fronte delle oltre 400 domande arrivate da altrettanti aspiranti candidati che la città del Natale ha già portato alla vigilia del grande evento. Ieri c'è stata la selezione del personale proprio in Confcommercio e sono stati oltre 90 i ragazzi e le ragazze che sono stati appunto assunti per il villaggio tirolese, un indotto importante per la città, perché insomma daremo lavoro, daranno lavoro gli operatori tirolesi a circa 90 persone. Ottimi anche i numeri delle prenotazioni. Diciamo che i numeri sono già a buon livello, sia per la casa di Babbo Natale sia per le prenotazioni alberghiere, chiaramente che sono quelle che contano, e già i weekend dell'8 dicembre, del 2 e 3 dicembre sono sold out, e quindi ci aspettiamo anche che si riempiano le prime date.